un autore dietro al microfono. Autopubblicato per scelta. Radio Scrivo, il podcast sul self-publishing dedicato a chi vuole imparare di più su scrittura, marketing e business. Radio Scrivo, vivi delle tue parole. Questo podcast è sponsorizzato da scrivofacile.com, il sito degli scrittori 2.0 dove potrai trovare un sacco di risorse gratuite utili per il tuo brand e i tuoi libri. www.scrivofacile.com. È ora di autopubblicarsi sul serio. Pronti, eccoci qua con un nuovo episodio di Radio Scrivo, la radio degli scrittori 2.0. Sono Eugene Pitch, direttamente dal Giappone, autore pubblicato per scelta e fondatore del sito scrivofacile.com, dove tra l'altro potrete trovare il kit gratuito dello scrittore 2.0. Ok, fine dell'autospot, andiamo avanti. Allora, oggi abbiamo una nuova intervista, e ho pensato di parlare ancora degli audiolibri, perché ho notato comunque che ha avuto un discreto successo uno dei primi episodi che ho fatto di Radio Scrivo, che era dedicato appunto al mondo degli audiolibri, un mondo spesso sottovalutato che però sta crescendo velocemente anche in Italia. E quindi ho pensato, io conosco una persona che effettivamente ha avuto a che fare anche col mondo degli audiolibri, e ho pensato immediatamente a Alessandro Anglani. Lui è un attore professionista col quale sono entrato in contatto proprio per registrare uno dei miei thriller, Conception, la genesi della perfezione. Abbiamo avuto quindi modo di lavorare insieme. Io onestamente sono stato abbastanza pignolo, mi dispiace, mi sento sempre in colpa ripensando un po' a queste cose, e quindi ci è voluto un po' di tempo per le registrazioni, perché alcune parti ci tenevo a farle interpretare in una determinata maniera, e quindi sì, sono stato un po' rompiscatole pignolo, mi dispiace, quindi ti chiedo scusa Alessandro, se stai ascoltando adesso questo episodio ti chiedo scusa di nuovo, però veramente sei un grande, cioè veramente, ce ne fossero di più di persone come te, professionali e soprattutto oneste, veramente è un gran piacere lavorare con lui. Allora, quindi niente, bando alle ciance, andiamo subito a sentire l'intervista. Ci sentiamo dall'altra parte, ciao ciao. Allora, Alessandro, dunque, come intanto voglio sapere un po', aggiornami sugli ultimi progetti a cui hai preso parte, e dimmi un po', perché vedo che, a parte sei molto attivo sui social, e ho notato anche che viaggi tanto, cioè, hai avuto ottime esperienze, visto che tu sei un attore professionista in pratica, ormai. Sì, esatto. Allora, diciamo che la mia formazione è in parte di informatico e social media manager, perché diciamo nel 2014 ho preso una laurea in informatica e comunicazione digitale, sì. Quindi comunque il mezzo internet lo trovo molto importante in generale per qualsiasi tipo di carriera, attività che uno voglia avviare, per lo più appunto se uno vuole essere un artista, purtroppo o per fortuna, comunque necessariamente deve essere presente nell'internet, ecco, comunque raggiungibile tramite questi canali. Sì. E devo dire che comunque l'unione di queste due cose in un certo modo mi ha aiutato, ecco, alla fine ha permesso a noi due di incontrarci anche, esatto, no? Sì, perché io infatti ti ho conosciuto tramite Instagram, perché ho visto che eri molto attivo su Instagram. Esatto. Sì, infatti a me comunque piace condividere quasi come se fosse un po' un portfolio, ma neanche troppo professionale, cioè nel senso comunque sempre con uno spiraglio di poter parlare con me e comunque condividere magari dei progetti, delle idee, delle cose. E sì. Sì, sono stato proprio quest'estate in America, mm-hmm, presso il Watermill Center,
È praticamente un centro per artisti che ogni anno si occupa di creare questo summer program. Sì. E questo programma in pratica è varie persone provenienti, 50 artisti provenienti da tutto il mondo che si mettono insieme e lavorano ad alcuni progetti o proprio proposti da questi artisti stessi, oppure ci sono degli artisti esterni, ospiti che vengono che fanno, entrano a far parte di questo programma e ti suggeriscono, ti chiedono appunto di partecipare ai loro progetti. Wow. Io ho partecipato a un paio di queste performance, perché principalmente sono performance, installazioni, diciamo così. E niente, quindi poi tutto viene organizzato per questo gala, che è il momento in cui poi alla fine vengono raccolti questi soldi per poter far andare avanti le attività Sì. di questo centro. Comunque, Fantastico. molto vicino all'arte contemporanea e, diciamo, appunto alla performance. Sì, infatti notavo dai video e dalle foto che postavi che sì, si tratta comunque di un'esperienza davvero, davvero particolare, molto interessante. E tra l'altro mi viene in mente che tu hai anche collaborato, hai preso parte a un progetto con un famoso regista teatrale. Dimmi un po'. Sì, appunto, Robert Wilson è un regista che negli anni 70 ha rivoluzionato il teatro, ha creato, diciamo, quasi un nuovo genere di performance dove effettivamente lui lavora molto sulle immagini, sulla creazione di immagini e sull'utilizzo della luce in scena. C'è tutto un codice, un formalismo legato al corpo e anche all'utilizzo della voce, perché mi sono occupato sia di essere performer all'interno di questo spettacolo che si chiama Oedipus, che è la storia di Edipo, Sì. e sia di fare alcuni voice-over all'interno dello spettacolo. Ok. Voice-over in italiano, perché appunto lo spettacolo prevede cinque lingue. Italiano, tedesco, francese, spagnolo e appunto Ah, c'è un greco. respiro internazionale, quindi. E sì, è una compagnia internazionale, ci sono appunto performer greci, tedeschi, americani, insomma sì, un'unione, diciamo, di vari performer che seguono solitamente lui. Poi c'è stata questa occasione straordinaria in Italia di un provino aperto, un po' appunto come fanno in America, che esistono questi provini in cui finalmente si apre un provino, partecipano tutte le persone che sono interessate e poi Sì. si fanno questi provini, che è una cosa che un po' da noi sparisce ogni tanto, ecco. Ok. E niente, quindi abbiamo fatto la selezione da 200 a 40, da 40 a 7, e da 7 3, in 3 abbiamo partecipato a questo spettacolo. Vedi. Ecco. No, comunque vedi, hai avuto delle esperienze davvero, davvero incredibili che pochi comunque riescono ad avere. E ciò, insomma, come ha influito, per esempio, qui andando verso poi al discorso degli audiolibri, come ha influito nella tua impostazione vocale? Ecco, queste Allora, esperienze, cosa ti hanno insegnato? io ho studiato per 3 anni alla Galante Garrone, una scuola di Bologna, è proprio un'accademia che fornisce un diploma riconosciuto dalla regione Emilia-Romagna. E il lavoro della voce è sempre stato comunque uno dei pilastri fondamentali. Diciamo, si fa un lavoro sui risuonatori. Che corrispondono un po' a quasi parti energetiche del nostro corpo. Cioè, se Ok. immaginiamo il nostro corpo come una linea verticale, noi avremo dei punti corrispondenti circa alle nostre vocali, in cui i discendenti
praticamente può risuonare la nostra voce. Io posso far risuonare la mia voce in testa, o posso far risuonare la mia voce in gola, o posso far risuonare la mia voce nel pube, ad esempio. E, Ok. diciamo, l'utilizzo di lo studio di questa tecnica comunque mi ha permesso intanto di trovare la mia voce. Cioè, nel senso, ognuno di noi magari ha un utilizzo della propria voce che non è il suo reale, ecco, che è dato magari da una cattiva postura, che è dato da una cattiva abitudine, e quindi magari io posso parlare sempre così, però in realtà la mia voce è questa. Quindi il trovare la propria vera voce è stata una cosa importante del periodo di accademia. Poi, Quindi non è da tutti, fortunatamente, cioè è una cosa un po' complicata, richiede molta pratica, molto studio. richiede studio, ovviamente. Poi a questo, se si tratta di lavorare con registrazioni, appunto audiolibri e quant'altro, è anche necessario l'utilizzo, lo studio dell'addizione. Studio dell'addizione, che effettivamente, certo, se una persona viene seguita, quindi da un insegnante, gli permette di notare i propri miglioramenti, però comunque è anche un tipo di studio che può essere fatto in maniera indipendente, nel senso che ci sono tantissimi libri, manuali che si occupano dello studio dell'addizione. E l'importante è lo studio, alla fine, l'esercizio e portare questa corretta pronuncia nella vita quotidiana, parlando in questa maniera. Sì, infatti anche E, io sì. sto provando da tempo ad allenarmi a cercare di parlare in italiano corretto e mi ricordo quando abbiamo lavorato insieme mi sembra che c'era una parola che a me mi suonava strana, ti ricordi? Ti dissi, ma sei sicuro che si pronuncia così? Che io non l'ho mai sentita. Ah, tipo era Sì. il verbo sedersi, al passato Sì. remoto si sedette. Io dico si sedette, Sì. però in realtà è sedette, giusto? Si sedette, sì. E a me mi Sì, sì, suonava sì. stranissimo, quindi queste piccole cose sono incredibili da farci caso, no? Sì, certo, infatti, diciamo, tu poi hai fatto uno studio attento perché trattandosi del tuo materiale, eccetera, ma quindi ci hai fatto caso a questa cosa qui. Tendenzialmente, però, ad esempio, nelle pubblicità, quando noi le ascoltiamo, nel 95% dei casi la pronuncia è perfettamente corretta, anche se nella vita normale noi non utilizziamo quella pronuncia della parola. Tipo che ne so, adesso faccio l'esempio amaca o amaca, cioè la corretta pronuncia è amaca. Però quante volte noi magari diciamo amaca, non so, Si sente dire, sì. però quando viene detta in televisione noi diamo per scontato che essendo la televisione è così che viene detto, è così, quella è la maniera giusta, diciamo, per dirlo. E effettivamente comunque diciamo che gli studi di dizione, ma poi dovremmo fare proprio un discorso sulla lingua italiana che, vabbè, è Sì. esageratamente prolisso. Ah, vabbè. Però in generale sono quelle regole che ti permettono di essere comprensibile, scusami, a un pubblico, diciamo, di tutta Italia. Insomma, tutti quanti riescono a riconoscere la parola se pronunciata in quella maniera. Magari se pronunciata in una maniera diversa può generare incomprensione. Certo. Che ne so, una persona del nord piuttosto che una persona del sud. Quindi Quindi, semplicemente serve un po' a unire, a amalgamare. se tu potessi dare un consiglio a chi, per esempio, come me, vuole cercare di parlare più correttamente italiano, anche in vista magari delle registrazioni di audiolibri, eccetera, un consiglio al Sì. volo così che daresti? No, secondo me lo studio dell'addizione e della fonazione corretta è importante per tutti quei lavori che richiedono di parlare di base, no? E anche per gli appassionati io consiglierei un bel manuale di dizione, l'utilizzo,
se si deve leggere un testo, comunque di controllare la corretta pronuncia magari su un dizionario, perché appunto un conto è sia le vocali e un altro anche la pronuncia corretta delle consonanti, Certo. tipo Z dolce, Z dura, eccetera. Sì. E quindi questo, e poi appunto degli esercizi per la pronuncia corretta, a volte anche l'utilizzo proprio di sillabazione prima di leggere un testo, e quindi dividere il testo in sillabe per poi piano piano scioglierla come se leggessi il testo così com'è. Quindi parto leggendo lentamente, quindi facendo la pronuncia corretta di ogni sillaba. Ah, ho capito. Poi unendoli insieme nell'unica parola, quindi fare parola per parola, e poi invece fare proprio il periodo pronunciato correttamente. Ah, ok, Con molto questo interessante. esercizio, sì, con questo esercizio la lettura si scioglie sempre di più. Prima diventa un po' più difficile, capito, con tante pause, eccetera, eccetera, e poi si scioglie sempre di più, e poi con l'esercizio di base. Ok. Senti, quindi allora tu hai avuto ad esempio esperienze nel mondo degli audiolibri, ad esempio con il mio. Esatto, Com'è con Sergio. stato un po' approcciarsi al mondo degli audiolibri, alla registrazione, a questo tipo di narrazione, che forse è un po' diversa da quella che uno di solito usa quando uno si mette a leggere un libro ad alta voce, normalmente non ha un'impostazione come poi uno ha al momento della registrazione di un Certo, audiolibro, no? infatti. Diciamo che il bello del lavoro di Conception è che mi ha permesso di fare un tipo di registrazione che non sempre viene fatto. Solitamente quando vengono fatti gli audiolibri avviene la lettura di tutto un testo da parte di un attore. Se è fatto proprio da un attore, c'è diciamo, una interpretazione unitaria, cioè tutti i personaggi comunque vengono letti come se li stesse leggendo una persona. Sì. Il divertimento che c'è stato dietro Conception è stato quello anche di interpretare ogni personaggio. Cioè, ogni personaggio aveva una sua impostazione vocale, ogni personaggio aveva un suo timbro, e quindi la cosa divertente è stata proprio differenziare anche questi personaggi, cercare di restituire un po' degli universi diversi, completamente differenti per ogni protagonista, Sì. dato che appunto la storia ha più protagonisti. Ok. Diciamo che l'approccio, come dici tu, è stato fatto in casa, ho della mia strumentazione, dei microfoni, dei filtri e diciamo delle protezioni che mi permettono di registrare comunque in una medio-alta qualità, e quindi prima c'è stata la prima lettura di tutto quanto il testo. Sì. Dopo la prima lettura del capitolo si individuano quali sono, se ci sono dei personaggi che parlano. Una volta individuati questi, io tendenzialmente faccio una lettura completa del capitolo, quindi del narratore, la voce del narratore, Ok. e lasciando diciamo all'interno, magari leggendola come se fosse sempre il narratore, anche le parti dialogate. Una volta fatto questo, mi occupo del doppiaggio, diciamo così, del personaggio. Quindi mi focalizzo su un personaggio e leggo di seguito tutte quante le battute di quel Ah, personaggio, quindi in un maniera tale personaggio alla da volta. esattamente, in maniera tale così mi concentro sull'impostazione di quel personaggio, che in maniera tale che sia riconoscibile, che non cambi, diciamo, poi nel corso del lavoro. E che ne so, appunto, l'ispettore Van der Meer ha una voce profonda, greve, ed è spesso pensieroso e non sa come deve muoversi, eccetera. Quindi Sì. mi imposto sull'ispettore Van der Meer, lavoro tutte le battute dell'ispettore e poi inizio
inizio a lavorare sugli altri personaggi. Ad esempio, Ed invece è più spaccone, più giovane, è più un uomo d'azione, e quindi faccio un'impostazione completamente diversa per i personaggi. Poi, come è successo con te, ci si confronta anche con chi effettivamente ti ha dato il lavoro, se la voce interessa, se deve essere un po' diversa, magari deve avere delle cadenze dialettali, oppure deve essere più giovane, più vecchia, insomma. Sì, mi ricordo ad esempio a un certo punto dovevi interpretare un personaggio di origine marocchina, mi sembra, e quindi c'aveva un suo accento e dovevi cercare, insomma, di riprodurre un po' il tipo di accento che potrebbe avere uno parlando italiano, però da straniero, diciamo. Esatto. Quindi sì, non è facile. Cioè, quindi sì. Tu sei stato bravissimo, veramente. E volevo grazie, chiederti, però, come affrontare invece i personaggi femminili? Oppure sarà al contrario, se magari un'attrice vuole interpretare una voce maschile? Perché certo, molto probabilmente succederà all'interno dei testi, ci sono tanti personaggi nei romanzi, può capitare un personaggio di un altro sesso. Ci sono dei consigli? Certo. Com'è l'approccio, insomma? Sì, allora, come ti dicevo appunto, l'esperimento che abbiamo fatto, cioè diciamo la tecnica che abbiamo utilizzato nella creazione di Conception è una tecnica per cui io interpreto tutti i personaggi. Quindi, ovviamente, se ci sono dei personaggi femminili, potrebbe essere richiesta l'utilizzo di una donna, sì, diciamo, di un'attrice donna per farli. Però questo non vieta la possibilità, appunto, anche a un attore uomo di interpretare il personaggio. Questo significa che si va su un piano abbastanza rischioso, tra virgolette, perché non bisogna scimmiottare la voce femminile. Cioè, non si tratta di parlare così perché sono una donna. E quindi, semplicemente, si tratta di prendere magari... È più una questione di timbro che di note. Magari una donna ha un timbro un po' più leggero di quello che utilizzerei io, e quindi faccio lavoro sulla differenza di timbro piuttosto che sulle note proprio, quindi note acute o note grevi, perché effettivamente la mia voce è credibile, cioè si tratta di rimanere nel range di credibilità della voce. Certo, quindi, certo. Anche se faccio una donna, ovviamente l'ascoltatore capisce che sono sempre io, quindi la magia nasce nel momento in cui sento una voce da narratore e poi cambia il timbro, quindi che ne so, diventa più morbida e automaticamente capisco che si tratta comunque di un personaggio morbido, ecco. Sì. E quindi trattandosi poi da testo di donna, riesco a dargli già, io ascoltatore, gli riesco a dare già direttamente un corpo, ecco, mi immagino un volto. Esatto. E diciamo, quindi credo all'illusione che mi fa il narratore. Esatto. Diciamo. Mm-hmm. Un po' come quando noi facciamo l'imitazione di qualcun altro, cioè io faccio la parodia di un'altra persona e magari rubo da questa persona dei modi di dire, eccetera, eccetera, però effettivamente non è che sto facendo la sua voce, la sto in qualche modo copiando per, che ne so, il ritmo vocale o il timbro, eccetera. Sì, ti concentri più sull'atmosfera che devi ricreare, diciamo, più che sull'esecuzione, esatto, pari pari della voce. Esatto. Adesso invece sul lato tecnico, quindi che cosa hai utilizzato per registrare? Che materiale hai usato e poi anche che tempistiche, insomma, ci vogliono per la registrazione di un audiolibro in generale? Ok, io ho due microfoni che utilizzo generalmente. Quello che ho utilizzato per la creazione di buona parte del,
di Conception è un Samsung Meteor che in realtà si trova anche a un buon prezzo su internet. Necessario spesso un filtro anti-pop, che è quel tipo di filtro che ti permette appunto di non far risuonare le P in maniera forte e quindi creare quel rumore, quel fastidio al microfono. Poi in realtà la difficoltà maggiore è di trovare la stanza giusta, cioè comunque un luogo che non provochi riverbero, non abbia eco e appunto che permetta alla voce di arrivare direttamente dalla tua bocca al microfono. Generalmente bisogna avere una span di distanza. E, un altro materiale che io ho utilizzato è dietro il microfono e sotto il microfono avere del materiale fonoassorbente. Io ho uno schermo fonoassorbente di questo materiale nero, proprio si può trovare anche su Amazon, materiale fonoassorbente, e sotto ho messo un cuscino in maniera tale che il suono veniva il più possibile assorbito da questi materiali e non ritornasse indietro, non avessi dei ritorni di voce. Infine l'utilizzo è importante, l'utilizzo del software. Io utilizzo a volte Audacity, il caro vecchio Audacity, che si può trovare e scaricare gratuitamente dal sito, dal loro sito, e questo ti permette anche di trovare, campionare il rumore e poi inserirlo, diciamo, attraverso questo filtro e produrre una registrazione senza rumore. Bisogna sempre stare attenti perché appunto si deve campionare bene il rumore per poter poi toglierlo dal resto della registrazione, perché se si campiona male si rischia proprio di rovinare proprio la qualità della registrazione. Sì. Se no, altrimenti c'è Audition di Adobe, che praticamente fa la stessa cosa, ma magari ad un livello ancora più professionale, quindi con tante funzionalità aggiuntive. Capisco. E quindi principalmente questo. Anche perché, difatti, molti pensano, mi metto a registrare l'audiolibro, a parte, comunque, quante ore ci vogliono per registrare un libro di media lunghezza, non lo so, sulle 50.000 parole? Diciamo, proprio solo la registrazione, solo la registrazione in sé. Sì, solo la registrazione senza il lavoro, diciamo, interpretativo, eccetera. Conception, che è comunque un libro da considerarsi piccolo, di breve, media durata, ci ha preso circa 2-3 settimane comunque di registrazione, per l'impostazione anche delle voci, per appunto decidere, capire quali sono quali personaggi andassero bene, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, a noi due ha preso in totale un mese circa di lavoro effettivo. E poi invece viene la post-produzione, che è la parte poi più laboriosa, ecco. Esatto. Quindi, infatti, all'interno di questo mese, circa 2 settimane sono state impiegate nella post-produzione. La post-produzione è un lavoro che ti richiede molto tempo all'interno di queste giornate. Io direi che per ogni capitolo, quelli brevi, magari in 10-12 ore, 15 massimo, riuscivo a completarli, perché appunto bisogna fare campionamento del rumore, togliere il rumore, poi seguire tutto il racconto. Ovviamente alcune parti magari erano state registrate più volte perché c'erano stati errori, eccetera, quindi togliere tutti gli errori, sostituire le parti sbagliate con quelle giuste
e poi inserire le voci dei personaggi all'interno delle giuste caselle, diciamo, tra virgolette, e quindi poi finalmente controllare, se ascoltando tutto il capitolo, se ci sono dei punti vuoti, se ci sono dei rumori, Dei appunto. respiri rimasti da tagliare. Esatto, perché appunto principalmente bisogna cercare di rimuovere tutti i respiri, gli schiocchi con la bocca, insomma, essere molto attento nell'ascolto. E sì, devo dire che per ogni capitolo 12 ore circa di media, 15 è necessario spendere, quindi sarebbero 2 o 3 giorni a capitolo circa. Certo. E niente, benissimo, guarda, sei stato veramente esaustivo. Senti, come ultima domanda, te quindi stai continuando, no? Continui, parallelamente alla carriera di attore anche, a registrare audiolibri, giusto? Esatto, diciamo che in questo periodo recente mi sto occupando principalmente di voice over e di pubblicità. Infatti abbiamo fatto delle pubblicità o dei manuali per lavoratori, quindi generalmente sicurezza sul lavoro, comunque diciamo istituzionali, ecco, Sì, registrazioni istituzionali. Quindi, formali, esatto, che formali. richiedono appunto una conoscenza specifica del lessico che si utilizza. Quindi se Sì. qualcuno avesse bisogno di farsi fare un audiolibro da te, dove ti trova su internet? Allora, diciamo, i miei contatti principali sono su Facebook e su Instagram. Su Instagram, diciamo, ho il mio contatto aperto e quindi generalmente continuo a mettere cose più professionali per essere, insomma, per mostrare quello che è il mio lavoro e quello che mi interessa fare. Devo dire, al momento il mio sito è in costruzione Sì. che sarebbe alessandroanglani.com, e il tempo, diciamo, entro qualche mese dovrei riuscire a completare questo sito che mi sto facendo da solo, essendo programmato, vedi la fortuna di essere programmatore. Vedi, chi fa da sé fa per tre. Esatto, questo assolutamente sono perfettamente d'accordo. Quindi principalmente consiglierei di contattarmi tramite Instagram, Ok, altrimenti tramite Facebook. quindi Alessandro Anglani e digitandolo ti Esatto. trovano direttamente. Ok, perfetto. Esattamente. Grazie Alessandro, grazie per la tua disponibilità. Sei veramente in gamba, ti stimo tanto. Continua così, eh. Guarda, altrettanto, altrettanto. Ok. Grazie davvero per questa telefonata intervista. Nella giungla di Amazon è dura sopravvivere. Con milioni di libri a portata di click, il tuo è solo uno fra tanti. Ma forse hai ancora qualche speranza. Self-Publishing Marketing, il nuovo libro di Eugene Pitch. Tutto quello che non ti hanno mai detto per avere più successo con i tuoi libri. Self-Publishing Marketing. È ora di autopubblicarsi sul serio. Self-Publishing Marketing è disponibile su Amazon, Kobo, IBS. Radio Scrivo, vivi delle tue parole.